C'è Maretta all'interno del centro-sinistra nocerino in vista delle prossime elezioni amministrative che dovranno portare alla elezione del nuovo sindaco di Nocera Superiore. Dopo la porta chiusa dal segretario cittadino del PD Bartolo Pagano al consigliere provinciale Rosario Danisi, l'impressione è che si potrà assistere ad una vera e propria resa dei conti nello schieramento che fa capo in ogni caso al governatore della Campania Vincenzo De Luca. Non ha gradito infatti il mai con Danisi pronunciato dal segretario Pagano alla redazione di Telenuova il consigliere provinciale referente in zona di Campania Libera, che ha preannunciato un red rationem dopo il 9 giugno. Attualmente il Partito Democratico di Nocera Superiore risulta spaccato in tre tronconi, un'ala che obbedirà alla scelta della segreteria provinciale di sostenere la coalizione dell'attuale sindaco Giovanni Cuofano, dunque il candidato Enrico Bisogno, il gruppo che sosterrà invece la candidatura sindaco di Rosario Danisi e una terza corrente che seguirà il segretario Bartolo Pagano, condividendo la scelta di appoggiare uno dei candidati già in corsa. In tutti i casi il simbolo del Partito Democratico non dovrebbe apparire sulle schede elettorali in nessun schieramento e saranno davvero pochi i simboli presenti in questa competizione. Probabilmente sarà nella coalizione del candidato Gaetano Montalbano che vedremo anche i loghi dei partiti di area, Forza Italia e Fratelli d'Italia in primis. Scelta civica invece per il candidato Enrico Bisogno, che rappresenterà la continuità amministrativa, ma anche per il candidato Gennaro D'Acunzi, che conferma la sua volontà di aggregare tutti coloro che hanno a cuore le sorti della città. Il nostro è un impegno su una missione comune della città. Noi siamo un progetto, come ho sempre ribadito, territoriale e civico, dove ci sono identità diverse, anche con storie politiche differenti, ma l'obiettivo comune è l'amore e il bene per la nostra comunità. Quindi chiunque, diciamo, ha condiviso questo progetto, ha condiviso questi principi fondanti, quindi al di là dell'appartenenza. Cioè noi abbiamo messo insieme valori e contenuti e abbiamo, diciamo, un poco messo in secondo ordine bandiere ed appartenenze politiche. Il nostro è un progetto che nasce da una grossa campagna d'ascolto con una visione chiara di città, con un'indicazione politica netta. Certo. È normale che ognuno ha la propria storia, ha la propria identità, ma questo non, diciamo, nelle realtà territoriali come le nostre, diciamo, secondo me bisogna mettersi d'accordo su quello che è il progetto comune, cioè su quelli che sono gli obiettivi che noi vogliamo per la nostra città. Poi se uno ha delle storie politiche differenti, quella è la sua estrazione politico-culturale, ma la cosa sulla quale siamo d'accordo è che noi dobbiamo fare il bene comune della nostra comunità, dobbiamo valorizzare la nostra comunità, dobbiamo realizzare quello che è il sogno e quello che sono le speranze di tanti cittadini di Nocera Superiore.